Ciao ragazzi, mi è arrivata una nuova macchina fotografica ed è questa qui. Per chi non sapesse di cosa si tratta, è una macchina fotografica usa e getta. Ve lo dico così, ho intenzione di buttarmi sulle usa e getta. Come mai? Le usa e getta vanno a pellicola. La pellicola è una tecnologia ormai obsoleta, però come sapete io sono appassionato di questo mondo della fotografia vintage, anche per quanto riguarda le istantanee. Ad esempio, è una tecnologia che non ha molto senso di esistere al giorno d'oggi, quando tu puoi fare delle foto tecnicamente migliori e molto molto più economiche in digitale, perché è praticamente gratuito fare una foto col telefono e viene più nitida e più bella e anche più personalizzabile di una foto fatta a pellicola istantanea o rullino. Però, e questo è un discorso proprio che mi dipinge come un hipster, però è vero raga, è proprio una cosa che tanti magari non capiranno, tanti invece magari condivideranno, perché vedo che c'è gente che scatta ancora pellicola, però la pellicola ti dà proprio un feeling diverso. Quando io vedo una fotografia in digitale dico bella, modificabile, poi tira fuori dei colori pazzeschi. Vedete le foto che metto su Instagram, no? Carinissime, oddio che bella sta fotografia, sì. Però io dall'altra parte le vedo sempre come qualcosa di finto, perché non è una roba tangibile, no? La pellicola istantanea è molto figa perché tu la tiri fuori dalla macchina fotografica e c'hai fisicamente quella fotografia in mano. La fotografia a rullino è un qualcosa, no, è un qualcosa alla quale io mi sono abituato quando ero piccolo, perché io ho iniziato a scattare con la fotografia a rullino. Cioè, quando sono arrivate le digitali, io ero a scuola, facevo corso di fotografia e io stavo imparando, poi ho imparato e lo facevo negli ultimi 2 anni di medie, a sviluppare le fotografie a rullino da solo. E mi ricordo che avevo preso la mia prima digitale ed era una roba fuori di testa al tempo. Cioè, ci ho fatto anche dei mini mini video, avevo le schede, quelle lunghe così viola della Sony, da tipo 128 megabyte. Quindi, cioè, io ho iniziato a scattare in digitale quando era ancora una roba fuori di testa, perché tutti scattavano ancora pellicola. E una cosa che facevamo quando si scattava pellicola era utilizzare le fotografie fatte con le macchine fotografiche usa e getta. Cosa hanno di particolare queste macchine fotografiche? Sono usa e getta, quindi punto 1, sono un grande spreco di plastiche. Punto 2, sono adatte a tutti. Costano poco, costavano pochissimo. Tu le potevi dare in mano a un bambino che andava a fare la gita a Gardaland e lui ti faceva qualche fotografia, la portavi dal fotografo, ti sviluppava il rullino e ti stampava le fotografie. Una volta tutti stampavano le fotografie, perché non costava neanche tanto. Poi arrivavi a casa e dopo magari non finivi neanche il rullino, ci mettevi magari un mese a finire il rullino, aprivi la busta e tiravi fuori tutte le fotografie. Quello era il momento più bello, perché andavi a ripescare le foto che hai fatto, scoprivi che magari quella alla quale tenevi di più è venuta male, non ti ricordavi di altre che invece ci sono venute bellissime. È proprio un momento, no, bellino, che adesso non c'è più, perché quando fai le foto alla digitale la vedi subito, la puoi rifare miliardi di volte. Invece qua le fotografie contavano, valevano molto di più rispetto ad adesso, secondo me. Non sto disdegnando il digitale, perché ci lavoro io con le fotografie digitali, però a gusto personale il rullino ha il suo fascino che rimane. Ho pensato di acquistare questa fantasia, magari è una porcata, ho pensato di acquistare questa macchina fotografica usa e getta e jetpack della Kodak, perché l'altro giorno stavo perdendo tempo su YouTube mentre mi esportava un video per il secondo canale, che era quello, mi sa, che ho fatto in montagna, e mi sono imbattuto in un video dove c'erano questi due ragazzi che facevano una prova tra un'applicazione per telefono che simula, a quanto ho capito, l'effetto pellicola. E ho visto foto fatte così anche su profili che seguo su Instagram di gente che ovviamente non scatta mai a pellicola, però a buon gusto, perché le foto in stile pellicola piacciono anche a me e c'hanno il loro fascino, anche quelle fake, no? Però si vedeva appunto che erano fake. Io stavo guardando, vedevo queste foto bellissime, ho detto mazza, sta applicazione funziona da Dio. Guardo in basso e c'era il nome, cioè erano foto fatte con una fotocamera a rullino della Fujifilm. Questa qua è una Kodak, perché non lo so, ho preso la Kodak, è quella che sono riuscito a trovare subito su Amazon, e ho detto madonna, ma vengono così bene quelle a pellicola con le usa e getta? Voglio provare. Ovvio che vengono così bene, cosa intendi? Non sono nitide, non sono perfettamente a fuoco, non è che puoi regolare qualcosa. Questo qua non è neanche manuale, è proprio fisso, è così, non puoi cambiare nessuna impostazione, puoi soltanto mettere il flash. Quindi nel 99% dei casi tu non la puoi usare, se no viene una foto che fa schifo. Però nell'1% viene una foto che ha quel fascino delle istantanee. Sono molto noioso in questo video, sto parlando di roba che interessa forse solo a me. Ma anche questo YouTube, no? Broadcast? Le aziende. Cosa che volevo dire? Che mi sono comprato quindi un istantaneo. Sono andato a vedere su eBay, però sapete quella roba da spedizione a parte. Già il fatto che devi pagare la spedizione a parte mi mette l'ansia. Poi non sai quando arriva, non so. Sono andato su Amazon, ho trovato questa a 11 euro. 11 euro, 39 fotografie. A livello di sostenibilità è molto più economica rispetto alla controparte istantanea, che
è più grossa, tangibile, non la devi sviluppare, però cioè 39 fotografie istantanee ti costano almeno 35 euro. Qua 11, lo sviluppo dal fotografo qua a Farakost che lo manda allo studio costa tipo 3,80 euro. Io qua c'ho uno scanner per negativi e quindi tecnicamente non dovrei neanche fare la stampa. Eventualmente posso stamparle in un secondo momento utilizzando i servizi che magari me le fanno pagare di meno, perché qua le fotografie, quelle 10x15, costano 50 centesimi l'una. È un po', cioè un po' tanto. Potrei anche stamparla con la stampante HP che ho da quando ho fatto il lavoro per HP, credo 1 o 2 anni fa, e quella è una gran bella stampante fotografica. Però volendo, se volessi fare proprio l'album, perché a me piace avere le fotografie, no? Io ho gli album di istantanee, potrei anche fare gli album come quelli che ho lì, che potrebbero essere molto clickbait per una reaction alle mie vecchie fotografie, ma sono davvero imbarazzanti certi scatti fatti con le vecchie Lomo, perché io fino alla quinta superiore ho scattato a pellicola assieme al digitale. Poi non avendo un soldo non è che potevo mettermi lì a spendere soldi per una roba che non me ne generava. Cioè col digitale ci puoi lavorare, con la pellicola un po' meno. Cioè all'inizio non puoi buttarti sul mercato della fotografia in Italia lavorando a pellicola, devi lavorare in digitale, a meno che tu non sia un super genio, cosa che io non sono, e quindi ho iniziato a lavorare in digitale come tutti gli altri. La pellicola l'ho accantonata per un bel po'. Come sono arrivato a questa parte del discorso non mi ricordo cosa ho detto finora. Questo sì che è un buon antisettico delle vie urinarie. La pellicola l'ho accantonata sia per una questione di costi, sia per una questione di... Non è che i tecnici dei laboratori capiscano molto le pellicole che utilizzo. Dovrei fare un video, quello potrebbe essere vagamente interessante per gli appassionati, su tutte le pellicole che io ho tuttora in frigo. Sono pellicole particolari che non si sviluppano in maniera normale. Basta seguire delle istruzioni, però generalmente il fotografo fa di testa sua, anche quello che c'è a Globo, io mi ricordo che gli portavo le cose e faccio, me lo puoi sviluppare così? Poi lui fa di testa sua e ti dà le fotografie e sono venute male. L'ultima volta che ho sviluppato un rullino, perché sono andato a ripescare la mia Lomo LCV, che è una macchina fotografica molto carina, di progetto russo, riportata in auge da Lomo, con l'obiettivo fisso 17 mm, quindi prospettive allucinanti, l'avevo pagata 349 euro. Cioè chi è il sano di mente che quando non c'ha uno stipendio fisso si mette a spendere 349 euro per una macchina fotografica a pellicola? Cioè l'ho fatto proprio perché ero appassionato, e quella macchina fotografica ti permette di creare degli scatti pazzeschi. Io ho utilizzato un rullino Tungsteno 64 per il mio viaggio in Polonia e Islanda, e tutte le fotografie il fotografo me l'ha fatte male, cioè il laboratorio, perché è una roba di cross processing. Non sto qua a entrare nei dettagli, però quando tu sviluppi le fotografie, io sviluppavo le pellicole nel laboratorio, nella camera oscura delle medie di Fara, perché noi non abbiamo internet ma abbiamo un laboratorio di sviluppo fotografico alle medie. No, internet in realtà adesso ce l'abbiamo, Fara è sempre di più il centro del mondo, e ci sono dei liquidi da utilizzare. Se tu inverti questi liquidi, cioè se tu utilizzi il liquido per le diapositive, ve lo faccio molto semplice, per le fotografie negative, queste sono negative, le diapositive sono quelle che sono positive, quindi le metti nel proiettore praticamente. Se tu inverti questi liquidi, che sono il C41 e l'E6, non mi ricordo, ti vengono tutti dei colori pazzi, che tra l'altro sono anche sensibili alle temperature. Io praticamente mettevo il rullino in frigo, lo mettevo al sole, e a seconda della temperatura del rullino al momento dello sviluppo venivano colori diversi. Cioè non è magica tutta sta roba che puoi fare attualmente in Photoshop gratis. Superiamo i 10 minuti, dai. Quindi cosa ho fatto? Mi sono comprato questa istantanea, perché ho detto, la pellicola che c'è dentro è una pellicola colori negativa 800 ISO normalissima, riusciranno a svilupparmela senza problemi. Come funzionano le... non è un'istantanea, ma ho detto istantanea prima, è una usa e getta. Come funzionano le usa e getta per chi non lo sapesse? È la macchina fotografica più scaccione che potete trovare in commercio, proprio basilare, non puoi cambiare nessuna impostazione, soltanto attivare il flash. Il flash si attiva schiacciando questo pulsantino qua, volendo ci puoi mettere davanti anche delle gelatine colorate, quindi dei pezzi di plastica colorati per dare una color correction così improvvisata. C'è il mirino, che ovviamente è discostato dall'obiettivo, non è un viewfinder, è un buco, quindi non è che serva molto guardarci dentro. Tu devi girare la rotellina e scattare. Il rullino solitamente è montato in modo che la pellicola sia dentro e tu, girando la rotellina scatto dopo scatto, la tiri fuori e quando hai finito di scattare lo riavvolgi. Qua al contrario, è montata nel senso opposto, in modo che tu, man mano che scatti, lo riavvolgi, e una volta che hai finito non devi tirare la roba sotto, cioè
Tutto questo per risparmiare un passaggio, fondamentalmente, perché queste macchine fotografiche qua erano rivolte ad un pubblico di gente che proprio non aveva sbatti di fare nulla. Scattava, finita, la dai al fotografo, volendo poi anche togliere da sotto il rullino, così magari, non lo so, cioè meglio dargli direttamente il rullino al fotografo. E obiettivo, boh, non lo so, sarà tipo un 28 mm. Tempo di scatto solitamente è un centesimo di secondo, focale fissa a f9 o f11, roba del genere, in modo da tenere un po' tutto a fuoco. Messa a fuoco, qua ti dice da 1,2 metri a 3,5 metri, quindi neanche all'infinito. È fatta proprio per l'utilizzo... così. Questo perché viene utilizzata magari per, io ho visto che c'è gente che se la compra per i matrimoni, ne comprano una decina, li danno un po' agli invitati, ciascuno fa le fotografie e vengono delle foto pazzerelle del tuo matrimonio. Carina come idea, anche se a dir la verità io non penso che sia troppo saggio affidare delle fotografie preziose come quelle del matrimonio a una macchina fotografica da 11 euro, che trovate linkate in descrizione. Infatti, guardando le recensioni di un'altra tipologia di macchine un po' più scacciona, c'era un commento del tipo: abbiamo affidato tutte le immagini del nostro giorno più speciale della vita a queste macchine fotografiche, che poi si sono rivelate essere difettose. E quindi non contateci troppo, però secondo me è carino anche l'idea di regalare una, non so, regalo a un tuo amico per il compleanno, ti regalo un usa e getta, fai le fotografie delle vacanze e poi le fai sviluppo, non lo so, è proprio un regalo brutto. Comunque io me la sono comprata questo weekend, forse, cioè io voglio andare in montagna anche questo weekend, faccio fuori il rullino, magari non tutto domenica, e poi in un altro video le sviluppo e vediamo come vengono. Se dovessero venire bene, penso che ne prenderei altre, magari diverse. Ci sono anche quelle della Ilford, che è una casa produttrice di pellicole che io utilizzavo e ho ancora di là in cucina, in bianco e nero, molto carine, ce ne sono di due tipi. Ci sono quelle della Fujifilm, che a me, io le preferisco, quelle le pellicole Fuji, le preferisco perché hanno dei toni più, non lo so, più vintage. Un po' più tendenti al verdognolo, non lo so. Le mie fotografie con le pellicole Fujifilm venivano... mi si è surriscaldata la camera. Ragazzi!